prima di rispondere alle vostre domande, chiaramente volevo chiedere scusa ai tifosi, alla città, perché perdere 4-2 in casa, chiaramente per noi è una grossa umiliazione, è una cosa che chiaramente non ci va giù. In una settimana post derby abbiamo fatto un punto in 3 partite, 2 sconfitte di fila, quindi volevo chiedere scusa a tutti, alla squadra, alla tifoseria e poi chiaramente anche al presidente, perché dobbiamo a lui dare di più, come abbiamo fatto all'inizio, ci siamo disuniti in queste partite ed è giusto che io venga ora. Non sono mai venuto quando si è vinto, ve l'ho sempre detto, io quando si vincerà non verrò mai, ma quando si perde è giusto che ci debba mettere la faccia e dire queste cose sono corrette. Prego, quando posso rispondere alle domande? Marcello, prego. Allora, da quando insomma ci hanno visti giocare insomma con il contropiede, con la nostra capacità di aggirare le squadre, di andare sulle fasce e poi di far male, sembra che ci abbiano capiti e fermati. È possibile trovare un altro modo di giocare oppure questo è? Perché anche oggi Piacenza ha bloccato le fasce, ha bloccato le traiettorie e chi si è visto si è visto. No, io credo che l'analisi sia più profonda di un discorso tecnico, perché comunque oggi abbiamo costruito. Io credo che non siamo una squadra tutta nuova, non siamo una squadra di fenomeni, non lo eravamo prima quando abbiamo battuto Alessandria e Como e non siamo oggi dei bidoni da buttare. Questo è chiaro. Credo che comunque sono fatti 11 punti in queste partite, abbiamo fatto delle vittorie importanti, sicuramente forse il post-derby ci ha dato una sensazione diversa dalla realtà. La realtà è che siamo una squadra in costruzione, tutta nuova, che ha rischiato di fare degli incidenti di percorso che possono capitare, però ribadisco, bisogna costruire, ed è quell'obiettivo, è quello che ho detto nello spogliatoio della squadra. Ecco, poi dove il mister non c'è, perché? Parlerà il mister dopo. Mister, siamo i primi responsabili, quindi non ci sottraiamo indubbiamente nei momenti di difficoltà che alla 7ª giornata mi sembra. Ecco, al di là appunto delle cose tecniche, come mai ho visto la squadra un po' spenta da un punto di vista anche agonistico sullo 0-0, perché dopo sul 2-0 è anche ammissibile magari. Ma credo che la partita sia stata fatta da episodi, loro con 2 episodi hanno fatto 2 gol nel primo tempo, hanno avuto diverse, secondo me, palle gol, però ci sta andata storta. Dal punto di vista tecnico secondo me non c'è da parlare, c'è solo da chiedere scusa, quando si perdono 2 partite c'è solo da chiedere scusa e basta. Ecco, mi sembra che anche dal punto di vista psicologico abbia influito parecchio questa serie di infortuni di giocatori importanti che ci sono stati. Perché da quel momento lì in pratica la squadra sembra un po' come timorosa, non so come spiegarla, cioè si vede in campo, perché poi una squadra con il primo tempo ho visto 30 metri di distanza tra la difesa e l'attacco, che è una cosa che è difficile da vedere. Visto, no, io penso no, sicuramente abbiamo perso giocatori importanti, questo, esatto, senso, questo è un dato di fatto. Però non c'entra, abbiamo altrettanto giocatori importanti di categoria, quindi non è che se perdiamo 2 o 3 giocatori non possiamo scendere in campo, quindi anche perché poi ci sta e bisogna rimediare. Certo, anche perché poi loro ora della finale hanno una squadra di ragazzi, perché avevano 3-2001 e 2-2000, quindi voglio dire. Però sembrava che avessero proprio quella voglia in più di vincere, che mi sembra che ci sia proprio mancata. Abbiamo perso sicuramente, esatto. C'è stato qualcosa in più, bravi sono anche gli avversari di noi oggi. Fiorenzo? Sì, la mia opinione resta la stessa. Questa squadra è una squadra molto forte, ben costruita ed anche ben allenata. Tuttavia è capitata questa cosa. È arrivata una meteorite, un meteo, una meteorite, è successo. Adesso guardiamo al futuro. Quali sono dal suo punto di vista gli strumenti per psicologicamente dimenticarsi in fretta, o meglio ricordarsi in fretta, il più in fretta possibile, gli errori commessi stasera? Le ricette e il gruppo. Penso che siano dei ragazzi seri, dei grandi lavoratori, dei ragazzi che stanno lavorando dal 6 agosto, che hanno spinto sempre, dei ragazzi che hanno formato subito un gruppo nonostante siano 21 nuovi. Hanno fatto subito un buon gruppo. Le ricette sono anche l'esperienza, perché sono giocatori all'interno della squadra che hanno tante partite in questo campionato, quindi dal di dentro dobbiamo trovare la giusta,
ricetta per uscire da questa situazione, perché sono tre partite che comunque non vinciamo e bisogna uscire, ma lo troveremo all'interno di noi. Già ho parlato con la squadra, il mister ha parlato, dobbiamo ricordarci chi siamo e ricordare soprattutto che tipo di esperienza hanno tutti i giocatori, quindi sicuramente riusciremo a uscirne e secondo me queste sconfitte possono anche essere salutari se prese nel verso giusto. Ultima domanda, direttore sportivo e allenatore in genere fanno delle valutazioni che poi non possono dire alla stampa, non possono dire ai tifosi, chiaramente. Avete già cominciato a farla? Qualcosa vi è già chiaro di quello che può essere successo? No, onestamente non ci aspettavamo, io personalmente non mi aspettavo una prestazione del genere, per quanto dire. E abbiamo anche motivato il gruppo prima, capiremo, adesso è troppo fresca la mazzata, quindi con calma poi analizzeremo le situazioni, perché poi, ribadisco, è un gruppo di giocatori, sono degli uomini, come ricordavi tu, ben costruiti, ci sono squadre che in questo girone hanno speso molto di più di noi, che stanno affrontando delle crisi profonde, quindi non bisogna farsi prendere dall'ansia, ma bisogna invece ritoccare le giuste corde per ripartire. Albino, prego. No, anche perché, direttore, la classifica non è che sorride, ma sono tutti lì. Posso dire una cosa che penso? Ragiono di stomaco. Post Como, che per me questa squadra, tutti noi, l'avete detto voi, abbiamo fatto sicuramente in quella gara la storia. Certo. Forse che l'anno scorso è stata la svolta a Como per salvarsi, giusto? Sì. Quest'anno secondo me è stata la svolta per pensare a qualcosa di diverso dove noi ancora non siamo pronti, perché siamo una squadra totalmente nuova, una squadra che ha bisogno di tempo e forse abbiamo pensato a cose più alte di noi. Io la classifica non la guardo perché non c'è il momento di guardare la classifica, non l'ho mai vista prima, non la guardo ora. Ci sono squadre come la Carrarese che abbiamo affrontato qui e che l'anno scorso ha fatto secondo posto, che non è a tanti punti. Sì, però è stata dominata, direttore. Sì, è stata dominata, ci sta, però poi ogni partita ha una storia a sé. Una partita ha una storia a sé. E quindi non dobbiamo pensare a qualcosa di più, noi dobbiamo costruire tassello dopo tassello. Forse si è volato un po' troppo tutti quanti con la fantasia e onestamente... Io dicevo al direttore generale dobbiamo buttare acqua sul fuoco, ma onestamente non sapevo a quale pompiere andare, perché qui c'era una elettricità che pensavamo tutti che il campionato fosse finito e l'avessimo vinto, cosa che non è vero. Quindi bisogna tutti quanti abbassare, tutti quanti, e non a caso io vengo adesso e non sono venuto nel post Como, chi stava a Como se lo ricorda che io ho detto io non parlo, perché il post Como è un dato di fatto, è stato, cosa al contrario dell'anno scorso, è stato, ci ha fatto credere qualcosa che non siamo ancora pronti. No, ma io volevo chiarire, io ho detto la classifica non è che ci mette in una condizione particolarmente, no, se penso alla prestazione di stasera, che è una prestazione che è stata in parte avvilente, no, uno pensa a una classifica che di conseguenza anch'essa avvilente, ma non è così. Cioè, la Provercelli ha 14 punti in mezzo e noi ce l'abbiamo 11, c'è una partita in mezzo. Quindi vuol dire, è una ragione ancora di più, secondo quello che penso io, secondo me, per caricarsi e dire attenzione, nonostante quello però, che... Però questo è vedere il bicchiere mezzo pieno, nel senso di dire, va bene, dai, ancora 3 punti alla là, non lo devo guardare, perché noi dobbiamo pensare a costruire, giorno dopo, come abbiamo fatto da giugno, come abbiamo fatto in tutte le parti della società, come il Presidente ci ha detto di fare, di costruire. Gli incidenti di percorso vengono, ne verranno anche altri, bisogna saper reagire, ma bisogna costruire, perché è un gruppo nuovo, la società è al secondo anno di C, quindi ancora una società molto giovane, dobbiamo crescere, tutti quanti insieme. Se capiamo questo, noi, ambiente, perché io leggo i commenti, molto spesso dobbiamo stravincere tutte le partite, non è questa la Serie C, scordiamoci che in Serie C esiste una squadra che stravince tutte le partite, altrimenti non ci sarebbero i campionati. E poi noi non abbiamo, come ha detto il Presidente più di una volta, abbiamo speso meno dell'anno scorso, non è quello che si pensa, non abbiamo una squadra ammazza campionato, abbiamo una buona squadra,
che però ha bisogno di lavorare, soprattutto i ragazzi che sono dei pedalatori. Forse ci siamo spinti al di là. Noi non sapevamo, io personalmente non sapevo dove, a che pompiere andare per buttare l'acqua sul fuoco. E vabbè, ma quello dopo tanti anni di delusioni... lo so, però siamo ancora... Eravamo tifoso... ancora... Eravamo ancora alla quarta partita. No, certo. Eravamo alla quarta partita. Sì, ma Domenico, però uno guarda anche l'organigramma, questo è un organigramma di giocatori, di lignaggio, cioè... Sì, però gli altri ce li hanno. Sì, cioè, se ora stiamo parlando, forse non diventa una conferenza stampa, sta diventando una chiacchierata, ma sbagliamo tutto. No. Ma ci sono anche gli altri. Sì, no, certo, non si gioca da solo. Perciò, calma. Allora, mister, Piacenza, come noi studiamo a Piacenza, loro studiano noi, e è venuto fuori che, insomma, ci hanno fermato sulle ali e sono riusciti, insomma, a metterci in grande difficoltà. Cioè, puoi dire di no, eh? No. La partita la vediamo tutti, noi ci hanno fermato sulle ali perché noi andavamo direttamente sulle ali. Ci dovevamo andare con un tempo in più, nel senso che dovevamo andare prima dentro per poi consentire l'uno contro uno alle ali. Invece abbiamo dato sempre palla alle ali, dove avevano sempre l'opposizione dietro. Mai guardarlo, tranne le due o tre volte a inizio primo tempo giudici. Però quando poi nei nostri quarti ricevono sempre palla di spalle, o si appoggiano o perdono il duello, perché comunque dovevamo essere bravi tra le linee, a giocare dentro per poi avere spazio e ampiezza fuori. Invece loro, in Piacenza, occupava gli spazi e noi un'altra volta abbiamo fatto, soprattutto il primo tempo, non appena regali un tempo, purtroppo la paghi, come in tutte le categorie. Però ripeto, spetta a me, non spetta ai giocatori. Trovare soluzioni spetta a me. Però hai detto una cosa giusta. Cosa ti ha stupito di più allora in questa partita? Stupito? Deluso, stupito. Deluso, stupito. No, deluso no. Io la cosa che ribadisco, la dico molto tranquillamente, che io... Se vi ricordate la conferenza stampa che ho fatto 15-20 giorni fa, stiamo costruendo un mattoncino per volta, perché quando arriverà la scossa di terremoto, che sono i risultati, dobbiamo rimanere in piedi. Le fondamenta devono essere salde, se vi ricordate bene. È arrivata la scossetta di terremoto. Io i miei giocatori li reputo uomini con gli attributi. E su questo, da parte mia, non cambio opinione. Anzi, si perde, so di avere a disposizione gli uomini e dormo tranquillo, con rodimento di culo, ma dormo tranquillo, perché non voglio perdere neanche a nascondirlo, quindi per giunta male, perché se perdi o pareggi come la Carrarese, vedi sempre il bicchiere mezzo pieno. Quando sono incazzato è perché abbiamo dato le quattro possibilità alla Piacenza dove le ha ottimizzate. Dovevamo essere più aggressivi, perché loro palleggiano, ve l'ho detto, e se gli dai spazio di giocare sempre in avanti, trovano le giocate, ma le poteva trovare anche l'Alessandro e la Carrarese, solo che lì eravamo aggressivi e avevamo un atteggiamento diverso. Però la squadra forte si vede nelle difficoltà, perché quando si vince siamo tutti sul carro, tutti. Quando si perde voglio rimanere solo con la mia squadra, insieme a chi lavora per noi, al direttore, Angelo, ma solo per, esclusivamente al presidente, che lo ringrazio per le parole che ho detto. Ma questo è il calcio, al di là delle categorie, questo è il calcio. I nostri tifosi, al di là di qualche sfogo, ci sta, sono da elogiare, perché alla fine ci sta a lamentarsi per una sconfitta 4-0 in casa. E quindi noi dobbiamo essere bravi, come in ogni risultato, in ogni partita, perché ho sentito le parole dagli spalti, le sento e le assimilo, no? Le faccio prima mie, ma non perché ci tengo, ma perché sono i nostri tifosi, è quello che stanno passando, in primis loro, di non venire tanti allo stadio, gli rode anche a loro. Ma il tifoso del Chiese non giudica il risultato, vuole l'atteggiamento guerriero,
della squadra. E questo dobbiamo assolutamente riportarlo sul campo. Però siamo a 3 punti dalla vetta. Il Renato ha perso 2 partite di fila. L'Alessandria non ne parliamo. Quindi ogni squadra ha un momento. Poteva venire all'inizio del campionato, poteva venire a dicembre. È successo adesso. Siamo in tempo per riprendere il nostro cammino. Ma io sui ragazzi non ho assolutamente il minimo dubbio. Perché i ragazzi dal 6 agosto mi hanno sempre dimostrato, e adesso lo dico pure a gran voce quando si perde, che quando si vince siamo tutti col sorriso, soprattutto io. Anche con rodimento di sedere, vi dico che io ho degli uomini nello spogliatoio, con 2 attributi così. E questo mi fa dormire tranquillo. Quindi da martedì si deve ripartire tutti insieme per cercare di continuare il nostro cammino, che non si è fermato. Abbiamo avuto un pit stop. Dobbiamo cambiare le gomme? Dobbiamo cambiare l'olio? Dobbiamo rivedere, come ha detto Marcello, di trovare un'alternativa per essere meno prevedibili? Questo spetta a me, assolutamente. Non vedo l'ora che arriva martedì. Scusate se mi sono dilungato, ci tenevo a dire. Ecco, di tutto quello che è successo, gli episodi che hanno condizionato la gara, perché poi alla fine di cosa stiamo parlando? Di un Lecco che non è al massimo, di un Piacenza che arriva a fare la sua partita, poi ci sono gli episodi che dirimono il risultato. Di tutto quello che è successo, una sola cosa mi permetto di chiedere. Certo. Tatticamente non sono un grande competente. Mi piace parlare tatticamente. Una sola, perché Marotta è rimasto in panca all'inizio? Che tipo di scelta, che cosa ha dettato la sua scelta? Ecco, solo questo. Ma io con tutti i giocatori parlo, vedo il giornaliero. Marotta era stanco. Solo questo. Altra domanda? Ma basta, io sono. Io invece ho visto. Anche allora, perché, scusami, prego. Non l'ho fatto né mai uscire e non ho mai rinunciato a Marotta. Ma non perché Marotta è imprescindibile, ma perché era quello che dà sempre equilibrio, sia in fase offensiva che in fase difensiva. Ma quando c'ho un giocatore che accusa un po' di stanchezza perché ha tirato la carretta domenica, mercoledì, devo salvaguardare. Poi è entrato perché sapevo che mi poteva dare i 20 minuti, mezz'ora. Walter, prego. No, niente. Allora, nelle difficoltà, nelle sconfitte, secondo me, però, si chiariscono anche parecchi aspetti tecnici. Secondo me Capoferri ha fatto oggi una grande partita, però come terzo di difesa mi sembra un po' sprecato, secondo me. Ma non ho Mancini. Domanda. Per esempio inserire come terzo di difesa Merri Sala a destra e spostare Celica a sinistra. L'ho fatto a Pontedera. Però ci hanno pensato... Oggi intendo. Ma l'ho fatto a Pontedera. No, l'ho visto infatti per quello. Però eravamo monchi, cioè sul lato sinistro noi a Pontedera, se voi analizzate la partita. Perché sto ragazzo ha proprio una spinta enorme, infatti si è visto quando è stato liberato. Ma assolutamente sì. Però quando c'era Kautz, se ti ricordi. Una partita la posso fare con un lato monco. Lo so. No, si può fare se c'è un'emergenza, però se poi mi rientra giudice e sta bene, o c'ho Hermes, o 2 mancini, preferisco giocare un mancino, soprattutto su giro palla, perché ho messo Seliak e Merlisala a Pontedera con Andrea, e su giro palla eravamo prevedibili perché giocavamo sempre dentro, perché naturalmente sul primo controllo Seliak difficilmente riesce ad aprire un destra adattato a sinistra, certo. Ma viceversa, riesce ad aprire, quindi il Pontedera, che comunque guarda le partite, ti chiude l'interno e ti viene a pressare all'esterno, ti chiude l'esterno e ti viene a pressare all'interno. Quindi ho preferito dare un po' più di fluidità col piede naturale. Però quando c'era Caus, Capoferri lo stesso. Ed è chiaro, si è visto che ha fatto le migliori partite lì. Lo so. Gioele? Mister, con il Piacenza che ha un attaccante solo, non ha pensato di mettere in discussione magari 3 dietro, toglierlo in centrale? Magari può essere una soluzione in futuro giocare con solo 2 centrali? Ma guarda, l'idea ce l'avevo, però io, allora, se fosse una settimana tipo, perché noi veniamo da Pontedera, se fosse stata una settimana tipo e senza le esigenze di sapere i tamponi, anche l'esito dei tamponi l'abbiamo alle 5 di mattina, 5 di mattina, io devo dare, cioè io cerco di andare su delle sicurezze, perché a me piace sperimentare, sono il primo, ma perché vi dico questo? Perché la mia squadra, come ha detto Marcello, se uno diventa imprevedibile deve c'è per cambiare. Però se io ho 1 giorno e mezzo per provare una cosa, non posso togliere alcune sicurezze. Tant'è vero che sono passato 4-2-4 per un quarto d'ora. Abbiamo preso il terzo gol, le linee, Seliak, adattato Seliak perché volevo far entrare Malgrati. I cambi, comunque, stai perdendo, non posso mettere un difensore in più, ma cerco di giocarmi una carta in avanti.
però per provare i concetti della difesa 4 e la difesa 3 deve avere giusto almeno quei 2-3 giorni per dargli delle sicurezze su alcuni concetti. Ci ho pensato, però è normale che stiamo vivendo anche una situazione dove aspettavamo i tamponi ieri, come ieri sera alle 7 e si è arrivati stanotte alle 5 di mattina, quindi anch'io nelle scelte devo farle all'ultimo con la speranza che tutti i miei ragazzi siano negativi, perché altrimenti se te ne mancano 2-3 speriamo mai, però potrebbe succedere, devi cambiare in corsa. Quindi vieni da Pontedera, chi è fatto defaticante, chi fa i tamponi, fai tutto, gli cambio pure modulo così all'improvviso, però è una carta che si può fare, cioè non lo escludo. Però in questo momento, adesso abbiamo finalmente una settimana tipo, perché giochiamo domenica e credo sabato, dove abbiamo le 2 settimane per lavorare anche fisicamente, perché noi fisicamente in questo momento abbiamo solo gestito nelle 2 settimane. Siccome è una squadra abituata a lavorare e lavorare tanto, è mancata anche la forza, è mancata anche la parte degli scatti, della velocità, perché abbiamo fatto viaggio, partita, defaticante, preparazione, tamponi, partita. Quindi per cambiare i giocatori comunque hanno bisogno di alcuni concetti per comunque assimilare il cambiamento in maniera più sicura possibile. Ecco, archiviata questa partita diventa anche fondamentale parlare del prossimo turno, anche per cercare di dare una svolta a queste ultime battute d'arresto. Quindi le chiedo che tipo di partita pensa di trovare settimana prossima contro la Juventus Under 23. Una partita di Juventus Under 23 è una squadra forte, per come in questi 2-3 anni i giovani più forti della categoria. Ma prima di parlare della squadra noi dobbiamo ritrovare noi stessi, perché sennò puoi perdere pure con l'eccellenza. Cioè nel senso, se non ritrovi te stesso, o non riprendiamo quello che abbiamo costruito e seminato, possiamo parlare di Juventus, di Pontedera, di Lucchese, noi dobbiamo ritrovare noi stessi e poi pensare agli avversari. Domande? Gabriele? Oh, sì. Ciao mister. Ciao. Senti, oggi ovviamente ci siamo ripresi quello che abbiamo lasciato domenica scorsa, un po' per tutto. Trovato, confermato il gioco, trovato anche il gol. Sì, siamo stati molto più freddi rispetto a domenica scorsa, abbiamo creato tanto. Scusami, mercoledì, abbiamo creato tanto. Abbiamo creato tanto e finalizzato poco, molto poco. Oggi siamo stati bravi, molto più freddi, lucidi negli ultimi 16 metri. E abbiamo fatto una grande partita, devo fare complimenti a tutti i ragazzi, veramente per l'atteggiamento, per la dedizione, per la voglia, per la personalità. E quindi posso fare solo che complimenti. Poi con questo tridente un po' diciamo anomalo, non avevate ancora provato, no? Con Corradi, Gonzi e Ghisleni, ha funzionato anche così. Sì. Cioè, il è rimasto ottimo, sì, come sì, nelle altre. Ragazzi di qualità, Mattia sa muoversi bene per il campo, Corradi è intelligente, si muove molto bene per il campo, si faceva sempre trovare pronto, dava soluzioni di gioco. E Ghislaine e Gonzi anche loro sono stati molto bravi nel farsi trovare. Possiamo fare ancora meglio, devono fare ancora meglio però. Soprattutto Ghislaine, che è un ragazzo giovane, deve crescere. Quindi la prova più importante, diciamo, finora di questo Piacenza, anche per autorità, aver vinto su un campo così difficile, secondo te? Non ho capito, scusa. No, la prova più importante che abbiamo visto finora di questo Piacenza, possiamo dire. Sì, sì, è stata la partita dal primo minuto all'ultimo, giocata ad alto ritmo, giocata bene, studiando il gioco, palleggio, profondità. Scambi corti, veloci. Io ti ripeto, non posso far altro che fare i complimenti a queste ragazze per l'atteggiamento che hanno messo in campo. Quindi sono passato un po' di giornate, adesso si diceva bisognava aspettare per vedere se questo Piacenza effettivamente da sera ci... Mi pare di poter dire che già ci siete. Devono ancora dimostrare tanto, tutti. Sì. Mister, penso che conoscevate molto bene l'Ecco, perché l'avete fermato sulle fasce, in pratica l'Ecco non si è quasi mai reso pericoloso e poi l'avete colpito in contropiede prima con Gonzi e dopo si è sviluppato. Come loro hanno guardato noi guardiamo loro, nel senso
non ci sono segreti, quello sicuro. Abbiamo guardato loro, abbiamo visto che sono una squadra che gioca un discreto calcio, un buon calcio, con dei valori importanti all'interno, con giocatori di spessore, e noi abbiamo provato a dare delle alternative per metterli in difficoltà. Sì. Fermato l'eco sulle ali, è finito l'eco pure la scorsa giornata dei blu celesti nel saltare l'uomo, nel creare superiorità? Ho capito, scusa. È stata quella la chiave della partita, fermare l'eco? Sì, sì, sicuramente una delle armi dell'eco sono comunque gli sviluppi su catena e sul gioco comunque sui due trequartisti che vengono a giocare. E facendo un po' di Antonio Palma, che ha lavorato benissimo sulle traiettorie, e un po' di sacrificio da parte di tutti a tamponare le loro armi migliori, e noi poi dopo, quando avevamo palla, ci abbiamo cercato di mettere in difficoltà il Lecco per magari alcune cose che si era visto che potevamo far bene noi. Posto? Ultima domanda, c'è qualcosa che l'ha stupita nell'atteggiamento in campo dell'Lecco, complessivamente inteso come squadra? Non dico niente, no, cosa devo dire? No, io parlo dei miei ragazzi, io sono contento dei miei ragazzi, quindi io sono contentissimo dei miei ragazzi, io parlo dei miei ragazzi, se mi permetti. Sì, 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 però, okay. Ci mancherebbe.